tutti, oggi sono qua per truccarmi insieme a voi perché oggi sono esattamente 12 anni che io e il mio fidanzato stiamo insieme, quindi ovviamente non potremo uscire fuori a cena, non è in programma nessun evento particolare, uscita, viaggio o altro, semplicemente staremo in casa, però per sollevarci un po', per insomma alleggerire un po' questi giorni abbastanza pesanti, abbiamo comunque deciso di vestirci bene e fare un brindisi e ho voglia di truccarmi. In questo momento io mi trovo dentro la cabina armadio dove c'è la mia postazione make-up, quindi è la prima volta che filmo qui, non so come si vedrà, se sarà carina come postazione o meno, non ho sistemato niente, ci potevo pensare prima, però ho avuto un po' da fare, fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate. Non ho voglia di fare qualcosa di super particolare o ricercato, mi piacerebbe provare a fare il finto eyeliner viola che ho fatto un po' di giorni fa, quindi utilizzando degli ombretti vorrei fare appunto questo eyeliner colorato e poi andare un po' a perfezionare il più possibile la pelle. Anche se non andrò ad utilizzare ombretti a parte quelli per l'eyeliner, vado comunque a mettere il mio primer preferito perché secondo me fa una grandissima differenza. Gli ombretti che andrò ad utilizzare sono di Nabla, utilizzerò nella parte finale principalmente Eresia, che è questo viola un po' scuro. E lo sfumerò con Lilac Wonder, che è invece un viola un po' più chiaro, ce la posso fare, un po' più chiaro e luminoso. E poi Alchemy, che è invece un duochrome, giusto per dare un punto luce. Ebbene, sono 12 anni che io e mio fidanzato stiamo insieme, sono tanti anni e stavo giusto pensando ieri a quante cose sono cambiate in 12 anni, partendo proprio anche dal modo in cui ci sentivamo e ci sentiamo ora. Quando abbiamo iniziato a frequentarci, andavamo al liceo, avevamo dei cellulari per niente smart, si pagavano tutte le chiamate, i messaggi, ci potevamo vedere poco perché frequentavamo due scuole lontane, diverse. Penso che al giorno d'oggi uno impazzirebbe a vedersi così poco e a sentire così poco un'altra persona, per me invece era tutto normale. Utilizzo un pennello angolato, questo è vecchissimo di Kiko, e semplicemente vado a prelevare un po' di ombretto e a tamponarlo cercando di fare di dargli la forma di un eyeliner. Non so quanto riuscirò a parlare durante questa operazione, vediamo che cosa ne viene fuori. Comunque dicevo che negli anni è cambiato molto il modo in cui ci sentivamo, siamo partiti da pochi messaggi a sentirci principalmente su MSN, che a me manca tantissimo, ma soprattutto ci scrivevamo lettere, che sembra una cosa molto d'altri tempi, in realtà a me piace tantissimo e tutt'oggi scrivo lettere, mando cartoline e a volte le spedivamo proprio, altre volte le facevamo passare tramite amici che magari prendevano lo stesso autobus per tornare a casa. Tanto io sono consapevole che non verranno mai uguali i due occhi, ma un po' perché, vabbè, gli occhi non sono uguali. Ma poi diciamo che non sono proprio bravissima in queste cose. E se vogliamo dirla tutta, mi interessa anche il giusto di essere appunto molto precise, eccetera. Ultimamente cerco sempre di fare la riga di eyeliner non con l'occhio chiuso ma con l'occhio aperto in modo da vedere come verrebbe l'occhio. Mi piace fare una forma un po' più allungata e non molto all'insù come lo facevo invece un tempo. Quindi niente, abbiamo passato un sacco di tempo insieme, siamo cambiati tantissimo perché dal liceo ad oggi, cioè, tutti cambiano. Ecco, nonostante tutto siamo ancora insieme. È una cosa bella perché vuol dire che ci siamo scelti ogni giorno, nonostante tutto, nonostante i cambiamenti, siamo sempre riusciti a sostenerci, ad essere di appoggio l'uno per l'altra. Noi abbiamo vissuto anche più di 6 anni, separati in due città molto lontane. Nonostante questo, siamo riusciti comunque ad arrivare a oggi che conviviamo. Stiamo per sposarci, anche se il mondo è contro di noi, stiamo per sposarci. Comunque non voglio rendere questo video strappalacrime o sdolcinato, perché no, non fa per me. Però appunto mi faceva piacere condividere con voi il quanto è
è cambiato, no, il modo di sentirsi nel corso degli anni. Noi per fortuna, quando poi abbiamo vissuto appunto separati per tanti anni, la tecnologia ha fatto proprio un balzo e siamo passati dal poterci mandare a malapena dei messaggi col cellulare perché costavano tanto, al poterci mandare messaggi, vocali, videochiamate. In questi 12 anni chiaramente è cambiato anche il nostro amore, perché è impensabile che l'amore di due adolescenti rimanga comunque lo stesso anche una volta adulti. Non è una cosa necessariamente negativa, anzi, maturare, crescere fa parte della vita. Quindi è una cosa bella che, nonostante tutti questi cambiamenti, comunque, nonostante tutte le cose difficili che ci sono successe, noi siamo andati avanti insieme, cioè abbiamo comunque affrontato tutto insieme, nonostante le difficoltà, che sono state tantissime in questi anni, veramente tante. Anche perché l'amore, lo so che nei film, nei cartoni animati, l'amore vince su ogni cosa, l'amore è tutto. L'amore non basta, però, l'amore non basta, non è che se due persone si amano i problemi si risolvono così, cioè bisogna impegnarsi, bisogna lavorare, bisogna essere attivi. Come in ogni cosa, le cose non capitano e basta, bisogna anche farle accadere, bisogna anche lavorarci. Direi che sono soddisfatta della linea fatta, non so quanto si riesca a vedere. Alchemy, quindi il punto un po' più colorato, luminoso, lo metto alla fine. Piegaciglia, mascara e torno da voi. Tra l'altro io ci ho scherzato su, ma seriamente, cioè quante possibilità potevano esserci che succedesse quello che sta accadendo adesso che mi devo sposare? Cioè, non parlo soltanto della situazione che c'è qua in Italia, ma le avete lette le notizie sulla situazione in cui si trova adesso l'Ungheria? Cioè, io ho seriamente paura e questo non è uno scherzo. Non voglio entrare nel merito perché già adesso inizio a incupirmi, a cadere non disperazione, però proprio sono avvilita per tante cose. Però seriamente, cioè, sembra che tutte le volte che succede qualche cosa di bello, non posso nemmeno godere di quel minuto, di quel momento lì che succede qualche cosa di brutto. È difficile mantenere il morale alto, comunque. Parliamo di Terrace House. Vado a utilizzare questo primer per minimizzare i pori, lo applicherò in questa zona qua, è un pochettino sul naso, è il Pore Fashional di Benefit. Poi, come al solito, la mia base non cambia perché sono qua, uso sempre le stesse cose. Utilizzo il fondotinta di Lancôme, utilizzo lo stick di Kiko Sculpting Touch per fare un po' di contour e poi l'illuminante che andrò a utilizzare è questo qua di Becca, il Moonstone. A salvarmi da questi giorni molto bui di isolamento non c'è solo Animal Crossing, che è veramente una manna dal cielo, perché senza Animal Crossing le mie giornate incomincerebbero con me disperata che piango e si concluderebbero. Così invece ho un po' di distrazione per fortuna e mi dedico alla mia isola su Peschetti, l'ho chiamata Peschetti, anche se la frutta nativa non è la pesca, ma pazienza. È uscito il nuovo arco di Terrace House, quindi adesso me lo sto godendo veramente. Una puntata al massimo al giorno, se non addirittura metà e metà, dipende dai giorni, da quanto sono sola. Però davvero non poteva capitare in un momento migliore. È un reality giapponese che molti trovano un po' strano. A me piace da morire perché non è come i reality a cui siamo abituati, in cui la gente magari è chiusa in una casa. Cioè, noi seguiamo veramente la vita bene o male normale di sei persone che non si conoscevano prima e che vivono nella stessa casa, ma loro continuano le loro vite di tutti i giorni. Magari vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione uno dei tanti video in cui ho parlato di Terrace House. Questa nuova stagione, che è iniziata, se non sbaglio, nell'estate del 2019, mi sta piacendo tantissimo perché nel secondo arco è entrato nella casa un ragazzo italiano, Peppe, e a me è piaciuto da morire, innanzitutto, vabbè, per la sua personalità molto solare, poi è un mangaka, quindi infatti nella sua, tra virgolette, presentazione si vede camera sua con tutti i fumetti e c'è anche zero calcare.
non so, sono un po' una fangirl per certi versi. Comunque mi è piaciuto tantissimo come persona e anche all'interno della casa, non solo perché è italiano, ma proprio il modo in cui si è posto, secondo me, è un atteggiamento molto propositivo e positivo. Ha dato proprio una boccata di freschezza alla casa. E niente, il secondo arco si chiude con lui che attende in realtà la risposta da parte di una ragazza di cui è, diciamo, interessato, non proprio innamorato. E io non vedevo l'ora che uscisse questo nuovo arco, che è uscito proprio adesso. E sono in visibilio perché le cose, vabbè, non sono andate come immaginavo. E ci sono stati dei momenti già molto tristi, già solo nel primo episodio. Ma poi adesso in casa ci sono tantissime persone un po' da tutto il mondo, con origini anche miste. E a me piace da impazzire perché è qualcosa che non si vede spessissimo. Non dico tanto in Terrace House perché in passato ci sono stati comunque dei giapponesi con genitori magari non entrambi giapponesi. Però è bello lo scambio culturale, cioè ti rendi proprio conto di come cambia magari anche semplicemente il modo di porsi di fronte a certe situazioni, o il concetto che hanno di amore, amicizia, i principi che hanno per il lavoro, la responsabilità. A me affascina tantissimo il Giappone, quindi vederlo in una veste così autentica, perché per quanto alcune cose comunque non si vedono, per quanto sia comunque un reality televisivo, è comunque una faccia molto vera della vita che vivono i giapponesi in Giappone. Quindi a me sta piacendo tantissimo. E come vi dicevo, ci sono delle persone che sono entrate adesso che hanno un modo di porsi più europeo, più quindi diretto nell'affrontare le cose e sono molto contenta. Anche perché secondo me ci saranno, non dico degli scontri, ma dei confronti che potrebbero essere molto interessanti. È una bella distrazione, diciamo. Io intanto continuo a fare tap tap sulla mia pelle, sperando che si pialli, che diventi bellissimo. Ci sono poche speranze. C'è da dire che non mi sto prendendo molto cura di me. Ci sono giorni in cui sono talmente presa dallo sconforto che proprio, cioè, già è tanto se mi guardo allo specchio. Avere il canale, il blog, il profilo su Instagram molte volte mi salvano perché mi dico, oh, cavolo, magari potrei fare vedere questo, potrei fare quest'altro, oppure proprio il mettermi a creare qualche cosa mi aiuta un po' a tirare avanti nelle giornate più cupe. La cosa che mi preoccupa di più, diciamo, la situazione che c'è, le notizie che girano, l'essere così distante comunque dalla mia famiglia, non conoscere nessuno qua, essere veramente da sola con mio fidanzato che continua comunque a lavorare tantissimo. E quindi molte volte mi lascio sopraffare da brutti pensieri e ho paura. Io cerco di tirarmi su, non dico tenermi sempre attiva perché penso che ci faccia bene anche non fare niente se ci sentiamo di non fare niente. A me mette una certa ansia vedere che tutti cercano di far vedere quanto stanno facendo, quanto sono produttivi, quante cose fanno. Mi mette un po' di ansia, non perché io non stia facendo nulla, ma proprio perché magari il confronto, cioè è inevitabile magari fare un confronto e quindi ci si sente un po', oddio, ma io in confronto non ho fatto niente, oppure ah, io non mi sto allenando, io non sto che sto cucinando, non sto imparando nulla di nuovo, non lo so, possono essere tante, no, le cose. Sicuramente il fatto di non cucinare non è di casa qua, perché sto cucinando tutto, ma già lo facevo prima, cioè io non compro più nessun cibo pronto praticamente. Finalmente che adesso poi la cucina posso anche permettermi di ritornare come era l'anno scorso, quindi prepararmi anche il pane, la piada fatta in casa, fare un dolce, un qualcosa per la colazione o per la merenda, fare i biscotti. E eccetera eccetera, e mi mette un po' di ansia vedere tutta questa spinta al rendere produttive le persone. Cioè, secondo me va bene anche se non siamo sempre tutti produttivi, va bene anche stare tutto il giorno a giocare ad Animal Crossing. A me piacerebbe, purtroppo ancora non sono riuscita a passare una vera giornata intera a giocare perché appunto devo sempre occuparmi della casa, c'è sempre qualcosa da fare. Però non ci trovo, ecco, nulla di male, anche perché in realtà di fronte alle avversità, ai momenti difficili, le persone reagiscono comunque
in maniera differente. C'è chi reagisce appunto buttandosi nel lavorare, nel fare tante cose, nell'allenarsi, nel continuare a mantenere la sua vita come prima. Può essere un bellissimo modo per affrontare la situazione, non perdere contatto con la propria quotidianità e realtà, ma magari altre persone si sentono un po' scoraggiate e hanno, non so, bisogno di ritrovare con calma la loro serenità. Io ci sono dei giorni in cui mi rendo conto di fare veramente tante, tante, tante cose. E ci sono dei giorni in cui mi sembra di non aver fatto niente, in cui non riesco nemmeno a leggere o a svagarmi come vorrei, perché magari ho le mie preoccupazioni, così come tutti hanno le proprie preoccupazioni. E va bene così, affrontiamo un giorno alla volta e vediamo che cosa ci porta. Adesso è arrivato il momento di usare Alchemy, che è il mio ombretto preferito di sempre, un duochroma tipo pesca con riflessi viola, blu, bellissimo. Lo metto un po' nell'interno dell'occhio, anche se con il pennello non rende tantissimo come magari con le dita, però in questo momento voglio appunto applicarlo soltanto nell'interno dell'occhio, nella parte interna più che nell'interno. Mi cavo gli occhi. In videocamera poi dubito che si vedrà mai perché appunto è un riflesso. Però è bellissimo. Non so se ci possa stare bene, ma mi piacerebbe utilizzare il mio rossetto preferito del momento, che è Mademoiselle, il Coco Rouge di Chanel, che è un rosa rosso, però non mi sembra molto caldo. È il mio rossetto preferito del momento, quindi io lo metto. È cremoso e bello pigmentato, secondo me, bellissimo. Direi che sono pronta per festeggiare qua in casa il nostro 12° anniversario. Spero di avervi tenuto un po' compagnia. Non so se questa postazione sia la scelta migliore, forse dovrei sistemare un po' meglio le luci, adesso ci lavorerò. Però ecco, spero appunto di avervi tenuto un po' di compagnia. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se anche voi state seguendo Terrace House e che cosa ne pensate. Chi è il vostro preferito per adesso? Fatemelo sapere. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!